L'artista esistenzialista, stratosferico De Zerbi, chi non lo vorrebbe? Il tifoso della Juve pensa tranquillamente fra vari allenatori, comprendo che qualcuno parli del ritorno di Conte, bla bla bla, ma chi non vorrebbe De Zerbi? Signori, hanno venduto, credo, qualche giorno fa o alcune ore fa, cambia poco, Moises Caicedo, dal Brighton, se non sbaglio, Liverpool-Chelsea, non ci interessa il concetto che ci interessa. E lui ha detto: potete comprare chi volete, qualsiasi nostro giocatore, non me ne frega niente. Non comprerete lo spirito, l'anima del Brighton, il gioco del Brighton, la volontà di stare qui. Voglio che gente che stia qui siano soltanto persone che hanno voglia di giocare nel Brighton, persone che diano l'anima, che sputino sangue, che sputino l'anima tutti i santi giorni e che mi diano la possibilità, soprattutto, mi diano la disponibilità a fare il mio gioco. Signori, quanti allenatori in giro ci sono così? Sono, secondo me, non tanti. Ha voglia di mettersi in discussione, proporre un gioco, un calcio champagne in Inghilterra. Alla fin fine lui ha detto: abbiamo fatto le stesse cose che ha fatto il Liverpool l'anno scorso, e siamo il Brighton, e abbiamo fatto uno sbaglio meglio del Chelsea. Siamo sempre il Brighton, voglio dire. Fondamentalmente nella sua mente, nella sua mentalità, non c'è quella di dire non ho il giocatore del Liverpool, del Chelsea, del Manchester, bla 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 bla, ma fondamentalmente, nonostante sono il Brighton, cioè nulla di che, sviluppo un gioco che mi dà la possibilità di giocarmela con tutti. Quindi non ho paura di nessuno, spesso e volentieri sapete che Golia può anche vincere, diciamo, contro Davide. E, scusate, Davide può vincere anche contro Golia, mi sono un attimino incartato. Quindi fondamentalmente questo è un po' il senso, ecco, il gioco di De Zerbi, la volontà di mettersi in discussione. Tanti giocatori con lui migliorano, non capita come per esempio Allegri alla Juve o come qualche altro da qualche altra parte. Ecco che De Zerbi, ripeto, un giovane che ha fatto bene a Sassuolo, ha fatto bene dove è andato, va in Inghilterra e ne parlano tutti di calcio, champagne e quant'altro. Ripeto, la dichiarazione di stamattina mi faceva pensare a un De Zerbi mostruoso, stratosferico, spettacolare. Con due parole ha messo tutti in riga. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.